Federica Servillo e Marius Raksan, gli arbitri della gara. Si può cominciare con la palla 2 vinta da palla sotto in post basso per Lupatelli, che vuole attaccare Cappella immediatamente. Visto lo show di Torresi, rimane completamente libero Cioffetta, piedi per terra sull'assist, semplicissimo sotto per Cappella, che ora vuole sfruttare i centimetri per Di Angila, l'ex giocatore di Montegranaro. Bello skip dal lato debole per Bognini, che parte dunque il contropiede di Porto Sant'Elpidio, che con a giocarsi là, il match point per la finale dell'inizio. Junior contropiede ancora Cappella e a realizzare ruba Di Angila, contropiede dietro schiena di Boffini, doppio portato da Di Angila, Righetti lasciato libero, allora si prende il tiro da tre punti dei Grifoni. Cappella per Torresi, tiro dal mid range, continua invece a palleggiare, non c'è stato l'arresto anche se erano le intenzioni di Boffini. Che canestro dal mezzo angolo di qualche istante fa, palleggiare questo tiro di Rossi, cerca di farsi subire il fallo Boffini, poi lo scarico per Vecchi dal mezzo angolo all'area pitturata, palla invece a Boffini che si prenderà lui la responsabilità di accedere in finale. Palla a Pennicchi, libero da tre punti, e l'aiuto di Palazzoni è efficace, ma rimbalzo, esitation di Boffini, arriva Venditti a chiedere la palla, che in attacco per i Grifoni. Boffini step back ancora, in brasiliane va a stoppare Righetti, palleggia resto e tiro con il piede, dice lunga sulle capacità realizzative. Ragni da tre punti, piazza a contatto con Cioffetta un po' frettolosamente, palla per Palazzoni che rivela la superiorità numerica di Porto Sant'Elpidio, errore però di Vecchi da tre punti. Torra ora a prendersi cura di Torresi, che lo aggira, in palleggio, buona la difesa di Borini, deve forzare la transizione, prende centro dell'area, bella palla per Righetti, Steve Nash impegnati nei playoff NBA che stiamo chiaramente seguendo. A distanza di sicurezza i perugini, palla per Borini e da Righetti, cross, superare in classifica a Porto Sant'Elpidio, che tutti vogliono portare a casa la posta in palio. Palla per Righetti, Borini da tre punti, ritardo nell'uscita ottenne di Perugia, che ora vede il taglio di Lupatelli, short roll fanno la differenza alla lunga. Boffini prova a ritornare a segnare nella finale di terzo quarto, allora ci prova Pennicchi fino in fondo nell'economia della partita, palla per Boffini, giro dorsale, fuori classe in maglia blu, tiro dal mezzo angolo di Torresi fornendo questo servizio, bella palla per Matteo Rossi, che non guarda il canestro, guarda invece Cioffetta, spalle la squadra come ha fatto per tutta la stagione. Palleggio, arresto, tiro consecutivi da tre punti, preferisce andare da Righetti, bel movimento, contropiede di Porto Sant'Elpidio che viene possibilità, extra possesso da casa sua, Cioffetta giocato con Venditti, step back di Boffini, che questo canestro di questo campione dall'altra parte il campionato contro il Frattombertide, bella palla, il Palafoccià e accede alla finale della Coppa del Centenario. Dunque 60 Perugia, 69 Porto Sant'Elpidio, che accede alla finale di questo torneo del Centenario.